Oggi andiamo a preparare la crostata di zucca con marmellata di mele. La marmellata di mele l'ho fatta io, come farla potete vederla nei video precedenti. Andiamo a preparare la frolla. Setacciamo le polveri. Mescoliamo per bene tutto in un'altra ciotolina. Andiamo a miscelare insieme la zucca e l'olio. La zucca è un sostituto dell'uovo. Per vedere altri sostituti dell'uovo potete andarlo a vedere nel mio blog. Nel frattempo schiacciamo per benino un po' di più la zucca. Se volete potete aggiungere nella ricetta un pochino di scorza di limone. Se no sono buoni anche così. Ce l'aggiungiamo. Andiamo ora a mescolare questo composto con la farina e aggiungiamo anche un pochino di acqua. Andiamo a mescolare. Aggiungendo anche altra acqua. Mescoliamo per bene l'impasto fino a ottenere un panetto omogeneo. Una volta ottenuto un impasto morbido, omogeneo ed elastico, lo andiamo a mettere dentro la pellicola per farlo riposare in frigorifero per una ventina di minuti. Di acqua ne serviranno 100-120 ml, ma mettetene un po' alla volta, altrimenti dovete aggiungere altra farina se vi esce troppo morbida. Vedete che elastico? Metto il dito e ritorna su. Lo facciamo riposare e poi lo lavoreremo ancora un po' e via in frigo. Riprendiamo il panetto dal frigorifero, mettiamo sopra un piano di lavoro infarinato e lo lavoriamo un altro pochino. Volendo potete usare più zucca nell'impasto o anche mettere un pochino di zenzero. Stendiamo l'impasto, come vedete è molto elastico. Uno spessore di circa mezzo centimetro perché deve essere spesso per avere la forza di reggere la marmellata, altrimenti si va a rompere. La misura è giusta. Prendiamo, infariniamo e oliamo uno stampo. Ritagliamo l'impasto in eccesso. E andiamo a ribaltare l'impasto. Lo disponiamo per bene dentro lo stampo. Spingiamo un po' l'impasto per far salire il bordo. Questo
questo è un stampo un pochino basso, un po' classico, quindi facciamo un pochino di pressione così si ha lo spazio per la marmellata. Con una forchetta andiamo a praticare delle incisioni sul fondo e lungo la superficie laterale in modo che non si gonfia troppo in cottura. Poi prendiamo la marmellata e la disponiamo. Ci aiutiamo con una spatola a gomito. Nel frattempo scaldiamo il forno, modalità statico, 180 gradi. Per fare la crostata è meglio la modalità statica, perché in questo modo non subolle la marmellata in cottura, altrimenti fuoriesce tutta dai bordi. Ecco qua uno strato bello abbondante di marmellata, perché ci piace così. Perfetto. Ora, con l'impasto che è avanzato, possiamo fare delle decorazioni. Le decorazioni le facciamo più sottili. Quando usate degli stampini, ricordatevi sempre prima di oliarli un pochettino, in modo che poi si stacca l'impasto perfettamente. A questo punto abbiamo fatto le decorazioni, se volete che vi avanza ancora potete comunque fare dei biscottini e andiamo a infornare 180 gradi per 40 minuti. Sfornare la crostata e lasciarla raffreddare su una gratella nel suo stampo. È importante ora farla raffreddare nello stampo, perché se si prova a toglierla adesso si va a rompere, perché la frolla è ancora molto morbida, deve prima ricompattarsi. Per chi preferisce una frolla un po' più croccante come me, cuocere per altri 10-15 minuti in base al vostro forno, altrimenti 40-45 minuti sono sufficienti. Ricordo che la ricetta è senza uova e burro, senza nickel e lievito. Ricordatevi di iscrivervi al canale, seguirmi sugli altri social e mettere un like. Ciao e alla prossima ricetta!